Dunque, il tema della presentazione è se esistono dei biomarcatori di natura infiammatoria per i comportamenti suicidari ad alta letalità. Il quesito. Questa questione sui biomarcatori nel comportamento suicidario è una questione che è stata ed è tuttora investigata da molteplici studi, in maniera molto grossolana, sia a livello delle strutture anatomiche, delle famiglie dei neurotrasmettitori, delle famiglie dei fattori neurotrofici, dell'asse ipofisi-ipotalamo surrenalico, del pathway della chinurenina, dell'immunità. E questo a differenti livelli, quindi tutte queste strutture sono state esaminate a livelli sia anatomici che biochimici, genetici ed epigenetici. In studi post-mortem e in tempi più recenti, grazie al functional neuroimaging, in vivo. In effetti, alcune strutture della. Scusi, perdono. In effetti, alcune aree della corteccia appaiono più evidenti nel conferire una maggiore fragilità se alterate in determinati soggetti, così come emergono dagli studi due principali fattori, che sono il gene che codifica per il trasportatore della serotonina e il BDNF. Questi, fra molti altri. Però lì eravamo ancora in un ambito generale, perché il quesito era se vi sono biomarcatori neuroinfiammatori e soprattutto nei comportamenti suicidari, non tutti, ma quelli ad alta letalità. Dunque, la definizione di biomarcatori ad alta letalità è particolarmente importante, anche interessante, perché probabilmente la patogenesi dei tentativi di suicidi ad alta letalità è molto più simile a quella dei suicidi completi che a quella dei tentativi di suicidi a bassa letalità. Hanno probabilmente due vie differenti. Già nel 1970, negli anni 70, 74, 78, la definizione fu data da Beck, che ha redatto la scala di letalità, che andava da 0 a 8, dove 8 era il decesso. Dipende molto da quella che è la natura dei mezzi scelti e quindi dalla disponibilità di questi mezzi da parte della persona. E c'è un rapporto intricato, direi, con l'intenzionalità, poiché molto spesso l'alta letalità si associa a un'alta intenzionalità, ma non sempre. L'altro messaggio importante di questa diapositiva, ma che tutti conoscete, e che viene confermata da una corte enorme proveniente dagli USA dal 2009 al 2015, tentativi di suicidio su più di 1 milione di soggetti, è che casi di tentativi di suicidio che hanno avuto come esito il decesso era 4 volte superiore nei soggetti di genere maschile rispetto che a quelli di genere femminile. E vedremo poi una possibile spiegazione. Quindi, concentrandoci sulla infiammazione, sono molti gli studi ormai, e il mio collega, professor Cuomo, prima li ha ricordati, su come la neuroinfiammazione, si stiano svelando tutte quelle che sono le intricazioni con il sistema neuroendocrino, con il microbiota, con il sistema immunologico. E i principali candidati, direi, per rispondere al quesito iniziale sono tre. La proteina C-reattiva, il rapporto fra le proteine e i linfociti, questo nel siero, e nel sistema nervoso centrale, nel liquor, l'interleuchina 6. Allora, c'è pochissimo in letteratura. La maggior parte degli studi provengono dal professor Aguglia e dal gruppo cui appartiene. Io ho scelto tre studi, sono tutti e tre due studi casi controllo
in cui in soggetti in cui in modo significativo l'alta letalità correlava con più alti livelli di CRPP, quindi proteina reattiva, con un più alto rapporto fra proteine e linfociti e con maggiori livelli di interleuchina 6 nel liquor. Vorrei sottolineare in questo il terzo studio, che è lo studio di un gruppo spagnolo, poiché non solo la proteina interleuchina S era aumentata, ma c'era anche una, come dire, una correlazione pressoché lineare con quella che era il grado di letalità scelto. Mi sono dimenticata nella diapositiva precedente di dire che quando si parla di alta letalità, di neuroinfiammazione, di biomarcatori di neuroinfiammazione nei tentativi ad alta letalità, si parla non soltanto di quelle che possono essere le citochine, principalmente interleuchina, come ha detto il professor Cuomo, interleuchina 1, interleuchina 6, TNF, alfa, più elevate, quindi più concentrate, ma anche più disorganizzate. L'assetto immunitario è completamente disorganizzato, appare maggiormente disorganizzato, quindi le proporzioni fra le varie citochine. E in più si tratta anche di un'infiammazione che spesso è elicitata da fattori, da input esogeni che in alcuni casi sono specifici. Ecco, questo per quanto riguarda quegli input esogeni di cui vi dicevo, per ciascuno di questi ci sarà un articolo, dall'inquinamento a quello che è il fotoperiodismo, quindi l'alternarsi ritmico di fotoperiodo e invece di oscurità sia giornalmente che stagionalmente, con l'età, col sesso maschile, con le malattie neuro e psichiatriche, con la neuroanatomia, la genetica e l'immunità. Allora, il primo che riguarda l'inquinamento parrebbe portare una più alta letalità principalmente attraverso due meccanismi che coinvolgono i Toll-like receptors e un fattore di trascrizione che è il NFKB. Toll-like receptor, che sono principalmente sono dei recettori transmembrana che si trovano sulle membrane dei principalmente dei macrofagi e di alcune cellule dendritiche, comunque a difesa dell'organismo, e che hanno una peculiarità rispetto ad altri recettori: sono in grado di riconoscere l'antigene, sia esso virale di natura infettiva, sia esso di natura non infettiva. Quando i livelli di inquinamento sono particolarmente alti, essi attivano una risposta infiammatoria, ma che è, come dicevo, aumentata e alterata, soprattutto come proporzioni fra le citochine. La stessa cosa per i fattori di neurotrascrizione, neurotrascrizione di proteine sempre a difesa dell'organismo, capaci di scatenare questa altra catena pro-infiammatoria, ma in modo disorganizzato, e questo potrebbe contribuire all'alta letalità. E tutto questo in modo multisistemico, poiché tutti gli organi sono interessati. Secondo elemento, il fotoperiodismo, quindi la deprivazione di sonno, che coinvolge quelle che sono le proteine che costituiscono il nostro orologio biologico interiore, che sono in grado, vedendo la mancanza di sonno come una minaccia per l'organismo, di attivare di nuovamente cascate pro-infiammatorie in modo eccessivo però, e quindi portando possibilmente anche questi ad un'alta letalità. Tutti questi sono studi, come vi dicevo, c'è pochissima letteratura, quindi sono ancora, benché la significatività sia alta, sono ancora studi perché si possono definire veramente biomarkers da confermare, però sono dei buoni candidati. E infine l'età. Anche qui tutti quanti sappiamo che il tasso di mortalità, per esempio dei tentativi di suicidio in età più giovane, è
intorno all'8%, quando invece sale fino al 30% e anche molto di più nell'età fra i 60 e i 74 anni. Noi nasciamo con un sistema infiammatorio che è piuttosto bilanciato fra citochine pro-infiammatorie ed antinfiammatorie. Antinfiammatorie, certo, principalmente l'interleuchina 10, pro-infiammatorie la solita triade incriminata, l'interleuchina 1, l'interleuchina 6 e il TNF-alfa, e man mano che invecchiamo si assiste a questo progressivo sbilanciamento a netto sfavore delle citochine antinfiammatorie. E questo potrebbe spiegare il perché nei soggetti più anziani spesso i tentativi sono a più alta letalità, ma non solo nei soggetti più anziani e nei soggetti di sesso maschile. La microglia del genere maschile è una microglia differente di quella del genere femminile, in quanto più propensa a secernere interleuchine pro-infiammatorie, mentre quella femminile molto più propensa a secernere citochine antinfiammatorie, quindi protettive. Questi sono due dati che si correlano alla clinica. Infine abbiamo parlato, sempre a proposito degli input esogeni, di malattie neuropsichiatriche. Ho scelto l'epilessia con questa orribile immagine e i disturbi affettivi. Benché sia sovente difficile separare dal punto di vista eziopatogenetico la neuroinfiammazione in quelle che sono le malattie neurologiche dalle malattie psichiatriche, perché vi sono delle aree di sovrapposizione che sono molto evidenti. Quello che si crea è una neuroinfiammazione con le caratteristiche che ho finora riportato e quindi nuovamente un nuovo percorso che potrebbe portare a un'alta letalità. Infine le proamine, che sono degli agenti potentissimi in quanto antinfiammatori e che sono stati trovati nel liquor di pazienti psichiatrici che hanno commesso tentativi suicidari ad alta letalità molto più bassi rispetto a soggetti sani o soggetti con bassa letalità, soggetti che hanno commesso atti a bassa letalità. Ecco, mi avvio alla conclusione. Questo infine è quello che riferimento alla genetica, quindi l'allele a bassa attività S del trasportatore della serotonina, che purtroppo potenzia proprio quella che è la cascata infiammatoria, quindi interleuchina 1 e interleuchina 6. Infine, l'aumento dei neutrofili e dei monociti, questo per qualsiasi ragione, sia che sia una ragione, come dicevo prima, infettiva, sia che sia una ragione legata all'inquinamento, sia che siano altre, per una ragione abbastanza ovvia, perché l'aumento di queste cellule fa aumentare anche quello che queste cellule possono secernere e quindi tutte queste citochine. Ma ripeto, secrete in modo disorganizzato. E questa è l'ultima diapositiva. Ultima, ma non vorrei che passasse come ultima per importanza, nel senso riguarda le infezioni. Un solo esempio: in madri e in future madri affette da Toxoplasma gondii, il rischio relativo di commettere, non si può più utilizzare turechi, ha scritto chiaramente che implica un giudizio morale, quindi effettuare tentativi ad alta letalità, e il rischio relativo era di 1.8. Più recentemente, questo è uno studio spagnolo, durante l'epidemia di Covid, benché non sia stata osservata quella che si credeva essere una pandemia parallela di suicidi, ma i suicidi che ci sono stati in uomini, in pensione e ad alta letalità. E in effetti avevamo ipotizzato, questo è uno studio che uscì proprio durante gli anni del Covid acuto,
di overlapping area di quella che era la patogenesi, noi l'avevamo chiamata collisione nefasta fra i fattori pro-infiammatori alla base del suicidio e pro-infiammatori alla base di un'infezione, e c'erano delle aree che si sovrapponevano. La sfida attuale è vedere come questo può essere mantenuto in un'infezione che si è cronicizzata, quindi un'infezione perdurante ed aberrante. È stato pubblicato proprio ieri quello che sarà il protocollo di uno studio in cui verranno valutati sia la quantità di queste citochine, sia il rapporto fra le citochine, quindi la loro organizzazione e disorganizzazione, e la letalità delle metodologie usate. E i take home messages, quindi il quesito iniziale della presentazione, la risposta è sì, esistono dei biomarcatori di comportamento suicidari ad alta letalità che possono essere di natura sociodemografica e biologica. I meccanismi sono legati a meccanismi verosimilmente, molto verosimilmente, anche se ripeto gli studi sono pochi e condotti dal gruppo di Genova, a meccanismi neuroinfiammatori. La sfida sarà quella di vedere come questa infiammazione cronicizzata e, come dicevo, perdurante e aberrante modificherà i comportamenti suicidari. Ho terminato.